Allora, io non credo che salti la fusione, anche perché è una fusione che si articola sul bilanciamento dei pesi delle due società. Entrambe le società hanno perso molto. Peugeot ha perso quasi il 50% dall'inizio della crisi, per cui se i pesi rimangono abbastanza vicini e poi si gioca un po' sulla distribuzione del dividendo, loro riusciranno a mantenere gli equilibri. Come mai FCA crolla, ma come mai crollano quasi tutte le società auto? Ecco. Le società auto sono il settore ciclico per eccellenza, un rallentamento economico, quindi del PIL, porterà a un forte rallentamento anche delle domande auto. Noi in genere preferiamo rimandare l'acquisto di beni come l'auto se vediamo che l'economia non va bene, magari lo rimandiamo all'anno prossimo o fra 2 anni. E quindi sono il primo settore che soffre di un rallentamento del ciclo economico. Come la vedo tra 2 o 3 anni? Io in realtà anche prima mi aspetto che i governi a livello europeo intervengano per aiutare il settore auto con i soliti sconti, incentivi alla rottamazione, più coordinati stavolta.